Tanti, Sì. naturalmente, quelli che non ti conoscono ancora. Sì, siamo lieti di averti qui per questo seminario. Ci parlerai quindi di questa parabola evangelica. Se non vado errato, è la parabola della vigna, no? Io Sì. credo di sì, in effetti, Del credo di sì. Vangelo secondo Matteo. Non so francamente se è pubblicato, questo bisognerà verificarlo su quale rivista. Apocrifo, credo. Sì. E poi dovrei chiarirci cosa accade al mondo di mezzo, perché abbiamo capito i primi e gli ultimi, qui nel mezzo non si capisce bene. Sì, infatti, esatto. Allora, grazie per la presentazione. Diciamo, questo è un lavoro comune con Jean-Jacques Herens e Christian Zill, come ho detto poc'anzi, sono stati i miei supervisor a Maastricht. Che cosa facciamo in questo paper? Studiamo come il positional concern, che possiamo tradurre in italiano come la preoccupazione posizionale. Può come questa influenza il processo di formazione delle coalizioni nelle società. In particolare ci focalizziamo su due casi limite di società: una società egalitaria, in cui diciamo, il surplus è diviso comente, tutti gli individui nella società percepiscono lo stesso payoff, diciamo, e una società competitiva, la vogliamo chiamare meritocratica o individualistica, in cui non c'è ridistribuzione, quindi ognuno riceve quello che produce, grosso modo. Questa è un'idea generale. Quindi, innanzitutto, che cos'è questo positional concern, questa preoccupazione posizionale? Diciamo, i prodromi di questo concetto diciamo, rileviamo in un paper piuttosto, in un contributo piuttosto vecchio, degli anni 50, di Dewsbury. Dewsbury elaborò, forse magari qualcuno di voi può essere familiare con questo concetto, la relative income hypothesis. Cioè lui sosteneva che la propensione al consumo, al risparmio degli individui dipende in massima parte, secondo questa ipotesi, dal relative income. Diciamo, questa idea della posizione relativa in economia, è importante la posizione assoluta, ma anche relativa, è abbastanza pervasiva in buona parte dell'economica. Molte osservazioni economiche, per esempio, il consumo di un individuo dipende anche dalla sua osservazione del consumo degli altri individui, ad esempio. Diciamo, questa idea prende un po' piede, viene formalizzata in maniera più precisa, viene concettualizzata in maniera più precisa da Frank negli anni '80. Frank viene questo positional concern, cioè dotare, cioè assumere che gli individui abbiano nelle preferenze questa preoccupazione posizionale. Frank ritiene che possa spiegare alcune regolarità in economia che non possono, secondo lui, non potevano venire spiegate e comprese altrimenti. Classico esempio di Frank è quello del flattered platform wages. Cioè lui cerca di spiegare perché nelle istituzioni o nelle imprese individui più produttivi vengono retribuiti meno rispetto al loro contributo marginale. Al converso, individui meno produttivi vengono compensati di più rispetto al loro contributo marginale. Diciamo, questo è spiegato, secondo Frank, dal fatto che in qualche modo individui vengono compensati, cioè l'individuo più produttivo viene compensato del fatto di essere, diciamo, il pesce grande nella boccia piccola, quindi viene dotato di qualche potere, di qualche ruolo istituzionale. Diciamo, se vogliamo fare un esempio concreto, in alcuni pensiamo che questo può essere valido in alcuni dipartimenti, per esempio, di ricerca in Europa, dove diciamo, diciamo, ci sono dei bonus, gli stipendi non sono così flat come diciamo, non sono così flat, però diciamo, i salari e i bonus non rispecchiano veramente quanto poi i ricercatori riescono a contribuire ad aiutare il dipartimento a ricevere fondi, ad esempio. Questo dovrebbe essere un'intuizione un po' più applied. Diciamo, il positional concern c'è una letteratura vastissima. Recentemente ho trovato alcuni contributi che mi sembrano particolarmente rilevanti. Questo di Karl Maas, Moretti and Sykes è un contributo empirico. The main finding qui è, diciamo, una correlazione positiva fra job satisfaction e relative income, relative pay. Il contributo di Braga, Gnisi e Lowenstein è un contributo di laboratorio, un contributo sperimentale, loro determinano effettivamente una correlazione positiva tra l'offerta di lavoro e il relative pay.
Ok, perché io che sono interessato alla formazione delle coalizioni, mi occupo di coalition formation, trovo affascinante questo positional concern. Fondamentalmente perché il positional concern, questa preoccupazione posizionale, genera esternalità posizionale. Questo in un contesto di formazione delle coalizioni, è particolarmente chiaro. Immaginiamo di avere un gruppo costituito da individui che sono eterogenei in qualche dimensionalità, all'interno del gruppo possiamo determinare un ranking, no? Però tutte le volte che un gruppo di individui lascia il gruppo, questo determina una rimodulazione del ranking nel gruppo originario. Quindi chiaramente se lavoriamo in un contesto di formazione delle coalizioni con agenti eterogenei, stiamo lavorando in un contesto in cui ci sono esternalità posizionali. Questa è la struttura del mio talk di oggi. Innanzitutto introduco il concetto di società, che sarebbe i miei primitivi. Dato che sono interessato a tracciare il processo di formazione delle coalizioni, a trattarlo analiticamente, abbiamo ritenuto utile in questo paper, anche in altri lavori, utilizzare, diciamo, modellare la nozione di società utilizzando un framework un po' più ampio, che è abbastanza comune nell'analisi della formazione delle coalizioni, che si chiama social environment. Su social environment definisco un concetto di soluzione, in particolare in questa presentazione illustrerò il core, la soluzione core e alcune proprietà di stabilità esterna. Fornirò la completa caratterizzazione del core per società egalitarie e competitive in termini di segregazione. Infine, tenterò di fornire delle conclusioni, spero interessanti. Allora, innanzitutto, che cos'è una società? Società, definisco, diciamo, questa tripla. La società consiste in un insieme di individui. Gli individui possono formare dei gruppi, questi gruppi sono delle coalizioni, quindi S è un insieme del power set di N, quindi S un sottoinsieme di N. Gli individui sono eterogenei e sono indicizzati in ordine decrescente di produttività. Quindi l'individuo 1 è più produttivo, l'individuo N è il meno produttivo nella società. Data questa indicizzazione, possiamo determinare, data una società, given a coalition S, W of S rappresenta l'highest number individual, che sarebbe il weak individual, sarebbe l'individuo meno produttivo. Al contrario, allo stesso modo, S of S è l'individuo forte in quella coalizione, perché è l'individuo con il numero più piccolo. Questo è un formalismo che utilizzeremo più tardi. L'ultimo elemento è diciamo, una funzione che utilizziamo per descrivere la funzione di produzione, diciamo una funzione che cattura la complementarità in produzione. Quindi è una funzione weak increasing per tau n è uguale a 1. Perché usiamo questa funzione di... Qualche problema a mandare avanti le slide? Funziona benissimo. Ok. Perché usiamo diciamo, questo tau per definire le funzioni, per definire i surplus delle coalizioni? Cioè ogni coalizione S genera un valore, quella che in cooperative in teoria è la characteristic function alla fine. Quindi il valore di S è determinato da questa forma funzionale, in cui praticamente diciamo, riguarda la somma delle produttività degli individui che fanno parte della coalizione, più questo elemento che diciamo, determina un certo grado di complementarietà. Quindi questo è il surplus della coalizione S. Dato questo surplus di S, possiamo determinare, dividendolo per la cardinalità di S, abbiamo l'average surplus della coalizione S. Quali idee vogliamo catturare? Vogliamo catturare l'idea seguente. Supponiamo che questi individui devono Scusa, fare un... Riccardo, Sì, scusa, prego. Sì. non so se accetti richieste Così, prego, non c'è di problema. chiarimento, cioè Sì. non sono sicuro di capire che cos'è questa TAU.
Sì, diciamo che vogliamo, l'idea è la seguente, supponiamo che abbiamo degli individui che si mettono insieme, si devono mettere insieme per fare un determinato task, un determinato lavoro. Vogliamo, ad esempio, supponiamo che loro si mettono insieme e pian piano si specializzano. Quindi, secondo questa tower funzione della messa, cioè più il gruppo è grande, più loro si specializzano, più sono efficienti. Cattura quest'idea, cattura una complementarietà nella produzione, questa è l'idea. Infatti, noi assumiamo che c'è una minima productivity threshold, cioè questi individui per portare a termine il task devono raggiungere un minimum size. Posso? Scusa, Sì, prego. perché lo definisci sugli individui e non sulla produttività, cioè sui lambda, invece la definisci, mi pare, sugli Ok, n. sì, cioè tu dici che possiamo considerare la produttività incrementa non col size, ma con la somma di lambda, per esempio. Questa è un'altra possibilità che si può fare. Questo l'abbiamo visto, però i risultati sono meno puliti e più caotici. Diciamo, con questo abbiamo dei risultati più puliti e poi adesso vi spiego anche perché la formulo così, è consistente in letteratura e generalizziamo dei modelli, delle specificazioni già esistenti. Quindi dicevo, loro per raggiungere, c'è una produttività minima, quindi un size minimo che loro devono raggiungere e portare a termine il lavoro, e una produttività massima, nel senso raggiunto una determinata cardinalità, quindi forse faccio così che è più facile. Ecco. Allora, perché abbiamo scelto questa funzione di produzione? Perché, diciamo, generalizza due funzioni di produzione che sono delle milestones, diciamo, in letteratura che studia la formazione delle coalizioni con agenti eterogenei. In particolare, il nostro modello, diciamo, i modelli di Farrell-Skrautmer e Barbera, Begay, Ponsati sono casi speciali della nostra funzione di produzione. Ci siete? Perché non vedo più. Ok, Sì, ci siamo. perfetto. Sì. Ok, una volta che la coalizione genera questo valore, ci dobbiamo porre il problema di come questo valore viene distribuito ai membri della coalizione. Assumiamo delle distribuzioni esogene e in base al tipo di distribuzione avremo due società diverse, una società egalitaria e una società competitiva. Determinate appunto, caratterizzate appunto una distribuzione egalitaria in cui ogni membro della coalizione riceve lo stesso payoff, è una distribuzione competitiva in cui ogni membro è pagato proporzionalmente alla sua produttività. Diciamo, questa è la descrizione formale di quello che ho appena detto. Quindi una società S egalitaria se la distribuzione è egalitaria. Quindi questo è l'Everest Surplus. E quindi tutti gli individui nella coalizione, nella società egalitaria guadagnano lo stesso. La società competitiva, diciamo, sono pagati in base alla loro, produttività. Ora, avevo detto che vogliamo lavorare in un ambiente in cui c'è questa, diciamo, ci sono queste preferenze sociali, in cui le preferenze di individui esibiscono questa preoccupazione posizionale. La preoccupazione, catturiamo questa idea di preoccupazione posizionale attraverso la nozione di relative payoff. Quindi gli individui in ogni collezione S avranno un payoff materiale, questo è dato esogenamente dal tipo di società in cui si trovano, quindi il payoff materiale sarà egalitario, saranno una società egalitaria, competitivo e saranno una società competitiva. Oltre a questo, gli individui percepiscono, se vogliamo, un relative payoff, cioè percepiscono un relative payoff, che è la differenza tra payoff materiale e l'average surplus all'interno della coalizione. E questo è un modo abbastanza standard di definire il payoff relative. Ah, possiamo notare immediatamente che in una società egalitaria il relative payoff è zero, quindi in una società egalitaria non c'è envy, diciamo, non c'è invidia rispetto al payoff degli altri.
Quindi tutto ciò che importa a una società egalitaria è il payoff materiale. Ora, dato che appunto voglio costruire un modello che sia trattabile, ovviamente, voglio tenere traccia di tutti i processi di formazione delle coalizioni che vengono generati nelle società, utilizzo un framework più ampio che si chiama Social Environment. Scusa, MR si sommano? Cioè ciascuno riceve la somma MIRI più RI? Assumo preferenze lessicografiche, quindi non si sommano queste. Okay? Okay. Che cos'è un social environment? È un framework molto generale per studiare l'interazione strategica fra individui o coalizioni. Scusami, non ho capito. Che vuol dire che sono preferenze lessicografiche? Ora non ho definito le preferenze, ho definito soltanto gli entry delle preferenze. Adesso, se mi dai due slide, definisco le preferenze. Comunque, visto che mi hai chiesto, soltanto subito intuizione. E loro preferiscono una partizione rispetto a un'altra, utilizzando una preferenza lessicografica in cui il primo entry è il material payoff che loro ricevono. Se loro sono indifferenti, preferiscono la coalizione in cui ricevono il relative payoff più alto. Ma giustamente la tua domanda è leggera, perché le preferenze ancora non l'ho definito, ho soltanto definito gli entries. Ok, il social environment è questo oggetto qui, specifica un insieme di individui, è uno spazio di stati. Corrispondenza che si chiama hanno il diritto di cambiare uno stato in un altro, azione di preferenze che noi assumiamo essere razionali, complete. Ora, il social environment è un ambiente molto generico, è molto flessibile, tant'è che lo spazio degli stati e le effettive di corrispondenza possono codificare moltissime informazioni. Per esempio, uno spazio degli stati può essere tantissime cose, può essere una struttura di rete, oppure può essere, diciamo, uno stato, uno spazio degli stati può essere un profilo di strategie, può essere una lista di matching. Quindi, diciamo, il social environment è un framework molto ampio, tale per cui giochi in forma normale, matching, network, sono framework specifici, sono casi particolari di social environment. Quindi quello che vogliamo fare è tradurre le informazioni che abbiamo, tradurre i nostri primitivi che abbiamo dalla società, dalla nozione di società, utilizzando il linguaggio del social environment. E per fare questo dobbiamo specificare che cos'è uno stato, lo spazio di stato. In particolare uno stato è una struttura di partizione. Quindi, diciamo, questo è il termine, diciamo, vogliamo chiamare nozione matematica proprio di partizione. Cioè il modo in cui la gran coalizione N è divisa in diverse subcoalizioni. Inoltre, diciamo, le preferenze, appunto, assumiamo, tornando appunto, diciamo, già illustrato, le preferenze sono lessicografiche, quindi l'individuo I preferisce una partizione X rispetto a una partizione Y se o riceve in X un payoff materiale più alto, oppure riceve lo stesso payoff materiale, ma riceve un payoff relativo più alto di X rispetto a Y. In questo senso, intendevo preferenze lessicografiche. All'interno del suo gruppo soltanto, All'interno della indipendentemente. sua coalizione, sì, diciamo, questa è una funzione della partizione, però lui riceve poi il material payoff rispetto alla coalizione, soltanto alla coalizione dov'è. Ok, quindi il material payoff non c'è un'esternalità per cui è derivato anche da come si comportano gli altri. Grazie Scusami. per. Sì. Struttura di partizione definita su che cosa? Qual è il supporto della partizione? N. N. La partizione di N. Ok. Ok, quindi come N è diviso in diverse coalizioni. Ora, perché. No, dico, uno non può fare parte di più coalizioni, cioè io No, posso. questo è escluso. Questo è escluso. Tant'è, infatti, perché è interessante lavorare sul social environment? Perché noi
questa è una delle assunzioni che bisogna fare. Bisogna fare delle piccole minime assunzioni, altrimenti è ingestibile analizzare, diciamo, analiticamente non è trattabile lo studio delle formazioni delle coalizioni, perché ci sono troppe possibilità che possono, no? Che possono incorrere, quindi bisogna stabilire un minimo di regole del gioco. In effetti, in un processo di formazione delle coalizioni sono almeno tre gli agenti sono almeno tre gli attori. C'è la coalizione che si chiama Living Effective Coalition, che sono quelli che materialmente il gruppo di persone che crea una nuova partizione mettendosi insieme in un nuovo gruppo. Ci sono le coalizioni che si chiamano Unaffected Coalition, che sono quelle coalizioni nella partizione originaria che non vengono impattate dall'attività dei living players, diciamo. E l'ultimo gruppo riguarda gli agenti residuals, che sono quelli che appartengono alle vecchie coalizioni che sono state abbandonate dalla coalizione che crea una nuova partizione. Dobbiamo fare delle assunzioni minime su questi nella transizione da una partizione ad un'altra. Un'assunzione, diciamo, queste sono molto comuni in letteratura, una si chiama non interference. Esempio, quando una coalizione, un gruppo di agenti si mette insieme, quindi raggiunge un agreement, formare una nuova coalizione, questi non possono determinare in maniera dittatoriale cosa fanno gli altri che appartengono a coalizioni che non avevano a che fare precedentemente con loro. Scusami Riccardo, sono un po' lento, mi puoi ripetere il contenuto del lucido precedente? Non sono sicuro di aver capito, cioè T che cos'è? T è la partizione che ha il diritto di muovere da X a Y. Fai conto che tu c'hai una partizione, fai conto la tua partizione iniziale è... Questo è un primitivo. Cioè, una gran coalizione con 5 giocatori dentro. Scusa, è un primitivo. È un primitivo, è la relazione di effettività, è una corrispondenza che associa ad ogni coppia, quindi ad ogni coppia di partizioni, una o più coalizioni che hanno il diritto di muovere da una partizione ad un'altra. Immaginiamo che la nostra partizione iniziale X è la gran coalizione, in cui stanno tutti dentro, ci sono 5 giocatori. Ma supponiamo T deve essere una coalizione in X o in Y? T deve essere in X. In X deve essere. Ah, scusami. T è in Y. Gli individui che fanno parte di, ovviamente, facevano parte in X di coalizioni diverse. T è in Y, perché è la nuova coalizione che fa parte della nuova partizione. E contiene tutte le coalizioni in Y? No, soltanto alcune. No, contiene tutte le coalizioni che hanno il diritto di muoversi per creare Y. Probabilmente se andiamo a studiare questo, sotto alcune condizioni, la cardinalità di E è una o due. Questo si può studiare, però insomma... Dipende da che assunzioni facciamo, diciamo, non ero interessato a questo aspetto in questo web, però c'è anche... Non ho capito una cosa, ascolta. Sì. Dunque, E è l'effectivity function, la funzione di efficacia. Sì, è una corrispondenza, diciamo una set value function. La funzione di efficacia che porta queste partizioni nel power set. Ma il power set non è una partizione, cioè voglio dire, un elemento del power set non è una partizione, non sbaglio, cioè voglio dire no, cioè nel senso può contenere, essere... Lui associa dal prodotto cartesiano di due partizioni, quindi prende un elemento, prende due elementi, una coppia di partizioni, e associa ad ogni coppia di partizioni possibili la coalizione che è intitolata, perché una o più, perché questa è una corrispondenza. Questa era la nostra coppia iniziale. Quindi dov'ero? Quindi questi sono quelli effettivi. Poi ci sono giocatori che non sono effettivi, che sono unaffected dalla coalizione che muove. Supponiamo, che ne so, che c'è una partizione con 5 giocatori
1, 2 insieme, 3, 4 insieme, 5 da solo. Se 1 e 3 si muovono insieme, 5 è unaffected, perché non c'entra nulla con quello che hanno fatto, con l'accordo che hanno preso i giocatori 1 e 3, perché stava in una parte della partizione, diciamo, stava in una coalizione che era, in cui non vedeva l'effetto della coalizione che si formava. I residui invece, in questo esempio 1, 2, 3, 4, 5 separato, quando 1 e 3 si muovono, i residui sono 2 e 4, cioè sono quelli che soffrono il fatto che gli altri sono stati, diciamo, lasciati indietro, che hanno subito la rottura della coalizione o dell'agreement da parte degli affected players. Diciamo, sono questi tre le tipologie di attori che sono coinvolte in un processo di coalizione. Le assunzioni che mettiamo che T contenga un solo individuo, che succede? Giusto per farmi inquadrare la cosa. Supponiamo in una società abbiamo uno con un potere particolare, che per esempio la nostra condizione di partenza è N, la gran coalizione. Diciamo che soltanto il giocatore 1 può muovere. Quindi il giocatore 1 prende, lascia la coalizione, la nuova partizione è 1 da solo, 2, 3, 4 insieme. 2, 3, 4 sono i residui. In questo esempio che ti ho fatto non ci sono unaffected coalitions. E in effetti l'esempio che facciamo, le assunzioni che facciamo rispecchia abbastanza questo esempio che ti ho fatto, in cui appunto 1 quando muove non può dire a 2, 3, 4, 5 come cosa devono fare. Non interference. Delta model. Assumiamo che in questo step 2, 3, 4 e 5 stanno insieme, quindi la coalizione non si sgretola perché uno se ne va, e questo non è banale, cioè diciamo è un'assunzione, bisogna fare delle assunzioni sui residuals, perché tu devi sapere a ogni partizione cosa succede anche agli altri che hanno subito, diciamo, questo cambiamento. In questo caso assumiamo questo delta model che dice appunto che gli agenti residui stanno insieme per un turno, diciamo, dobbiamo passare in questa terminologia un po' da gioco dell'oca, però penso che renda l'idea. Quindi queste sono assunzioni che sono abbastanza sono abbastanza mild in linea con la letteratura. Ora, per definire il concetto di soluzione, che è il core, devo introdurre un criterio di dominanza, e dico che uno stato, che è una partizione, domina una partizione Y, domina una partizione X se esiste una coalizione che può muovere da X a Y e tutti gli elementi della coalizione preferiscono strettamente Y a X. Ok? Questo è abbastanza intuitivo. Data questa nozione di dominanza, costruisco una dominance correspondence. Quindi, dato X, F di X è il sottoinsieme dello spazio degli stati, che contiene tutti gli stati che sono raggiungibili, diciamo, da X, più X stesso. Data questa nozione di dominanza posso definire il core. Quindi il core in questo gioco, che è contiene semplicemente tutte le partizioni tale per cui non ci sono coalizioni che desiderano formare una nuova coalizione, desiderano rompere l'agreement. Quindi tutte le partizioni sono core stabili, nel senso che nessuna coalizione desidera formare una nuova coalizione, un nuovo gruppo. Ok, questo diciamo è un aspetto che siamo interessati a studiare, la piena caratterizzazione del core. Però io sono interessato, ma anche in altri paper, anche in altri lavori che ho fatto, a cercare di capire che cosa succede fuori, dal core, che cosa succede quando un elemento non è core stable. Cioè, voglio studiare, diciamo, la stabilità esterna del core. E diciamo, per farlo ho bisogno di introdurre qualche altro simbolismo, ma abbastanza intuitivo se vogliamo. Data questa relazione di dominanza, questa corrispondenza di dominanza, posso definire la two-fold composition di dominance correspondence. Quindi, dato X, F2 di X è il sottoinsieme dello spazio degli stati che contiene, fatemelo dire in questi modi, tutti gli stati che sono raggiungibili da X in due dominazioni, in due step. Ok? Perché la corrispondenza di dominanza mi trova soltanto gli stati che sono raggiungibili in uno step. Qui mi dice quelli che sono raggiungibili in due step. Quindi per induzione posso definire una K-fold composition of dominant correspondence. Quindi in ultimo
con questo simbolismo qui, dato x, fn di x, contiene tutti i stati che sono raggiungibili da x in qualche numero finito di dominazione. Ok? Questo Ma ci si sta, consente. scusa, si stabilizza questo processo, essendo una struttura finita, si stabilizza a un certo punto oppure può entrare in un ciclo? Ecco, questo è molto interessante. Questo è molto interessante. Forma, in teoria, può entrare in un ciclo. Può entrare in un ciclo. Quello che vogliamo capire è che magari convergono tutti al corpo, no? È questo che vogliamo studiare. Ci sono dei cicli oppure tutti i Il core punti esiste? convergono al core? Come scusa? Il core esiste? È uno dei miei risultati, il core non vuoto, esiste, però non volevo Il dire core subito che è un punto fisso di questo F? c'è. Ok, il core potrebbe essere un punto fisso se fosse singleton. No, non è un punto fisso perché questa è una composizione. Quindi non abbiamo. Ok, f di x uguale a x lo puoi pensare come un punto fisso, però questa è una corrispondenza, non è una funzione. Però diciamo l'idea, l'intuizione tua è corretta. L'intuizione è corretta. F di x uguale a x, in effetti, fosse una funzione sarebbe un punto fisso. Quindi se il core fosse unico, sarebbe un punto fisso. Quindi che cosa ci serve questo meccanismo che abbiamo costruito per scrivere questa definizione? Quindi dato un social environment, il core di gamma soddisfa iterated external stability se per ogni partizione fuori dal core c'è, diciamo, una sequenza di better reply che è catturata da questo FN che converge, lasciatevelo dire così, al core. Ok? Quindi se c'è questo better reply, diciamo che il core soddisfa iterated external stability. Quindi vogliamo esattamente l'intuizione di Cardano è corretta, vogliamo escludere che non ci siano cicli, vogliamo veramente vedere che tutti i punti fuori convergono dentro. E però, scusa, da come l'hai scritta, il ciclo ci può essere, perché è un'intersezione con Fn di Y, quindi. Ah, infatti noi non sappiamo, cioè se questo è non vuoto, allora non ci sono cicli. Quindi questa è soltanto una definizione, dobbiamo dimostrarla questa cosa qui. Cioè dobbiamo dimostrare che il core soddisfa iterated external stability. Però così mi fai spoilerare tutti i risultati. Allora, abbiamo detto che vogliamo fornire una caratterizzazione del core in termini di segregazione. Quindi questa è la nostra nozione di segregazione. Noi diciamo che una società è segregata se soddisfa due proprietà. La prima proprietà si chiama omofilia. Quindi se una coalizione eccede questo raw upper bar, che è il maximum productivity threshold, allora tutti gli individui in quella coalizione hanno la stessa produttività, sono tutti uguali. Quindi, praticamente, omofilia dice che se la coalizione è abbastanza grande, tutti rientrano alla stessa produttività. Coalition assortativity, la seconda proprietà, ci dice che date due coalizioni produttive, abbiamo che l'individuo più meno produttivo in una coalizione ha comunque una produttività uguale o più grande del più alto individuo, del più alto produttivo, dell'individuo più produttivo nell'altra coalizione. Quindi questo ci dice che tendenzialmente la società è segregata se individui formano coalizioni con individui con la stessa produttività o con produttività contigue, diciamo, adiacenti, mettiamola così. Ma scusa, la società è il core? La società, No, quando dici società. la società è N, sono gli N giocatori con la loro produttività e con questa productivity function, quella è la Quindi società. questa è una proprietà dei fondamentali Ah, hai ragione. A state is segregated se soddisfa queste proprietà. Hai ragione, scusami, c'è un typo. Uno stato è segregato se soddisfa queste proprietà 1 e 2. Lo stesso typo ce l'ho qui, perché ho copiato la slide fondamentalmente. E questa, diciamo, è la traduzione formale di quello che ho scritto. Diciamo, questo è un esempio. Quindi questa è una società. Con sette persone, questo è il productivity vector, cioè le relazioni, questa non è productività, queste non sono le relazioni tra loro di produttività, ma non ci interessa veramente effettivamente qual è la produttività degli individui. E assumiamo che loro, diciamo, per essere produttivi devono raggiungere una coalizione grande quanto di numero 3, costituita di tre individui.
se la fanno più piccola non sono produttivi, se la fanno di più la produttività non aumenta. Diciamo, questo è un caso molto semplice, particolare, per far vedere. Questi sono i stati segregati, come ha detto Gaetano, i stati sono segregati, non le società. E possiamo vedere che Omofili è soddisfatta, perché è l'unica coalizione che cede Roe per Barr, è questa qui, e tutti gli individui qui dentro hanno la stessa produttività. Coalition all'assortativity è soddisfatta, perché se ne prendiamo due qualsiasi coalizione, vediamo che il più meno produttivo qui c'è una produttività uguale al più produttivo dall'altra parte, uguale o maggiore. Quello che notiamo qui immediatamente è che l'unico individuo che rimane fuori è il più produttivo nella società, che viene kicked out, cacciato dalle altre coalizioni, diciamo. E questo è un pattern ricorrente, e c'ho dei risultati su questo. Allo stesso modo, lo stesso esempio vale per le società egalitarie. Questa è una società a distribuzione egalitaria, sono 7 persone, queste sono le relazioni di produttività, la funzione di produzione è la stessa. Vediamo anche qui, Omofilia è soddisfatta, perché l'unica coalizione che cede 3 contiene tutti individui con la stessa produttività. Coalition Assortativity pure è soddisfatta. E in questo caso, al contrario di prima, l'unico individuo che è lasciato fuori dalla società è quello meno produttivo. Ma che succede? Perché scusa, c'è questa cosa che l'ho visto anche ricorrente. Gli esclusi sono unici nella produttività in ambedue gli esempi? Sì, questo non è dirimente. Non è importante. Non è importante. Sì, diciamo, caso semplice, sì. Potevo mettere anche di più, magari. Sarebbero diciamo, se ci sono un prodotto. Mi fa spoilerare tutti i risultati, fammi arrivare. Però, diciamo, sì, attenzione che se ci sono persone non produttive, questi sono tra i più produttivi nella società. E viceversa, qui in quelle egalitarie, se ci sono individui non produttivi, questi sono tra i meno produttivi nella società. Questo è il risultato. Come abbiamo determinato una procedura per tirare fuori tutti gli stati segregati data una società, sia egalitaria che competitiva, la procedura era la seguente: prendiamo l'individuo più forte per determinare in una società egalitarie e gli facciamo scegliere la coalizione che preferisce. Dopodiché, e questa la mettiamo da parte, prendiamo l'individuo più forte tra i rimanenti e gli facciamo scegliere la coalizione che preferisce e andiamo avanti in questo modo. Questa è una procedura che ci permette di determinare le partizioni segregate, sia nel caso egalitario che competitivo. Competitivo invece di prendere il più forte, prendiamo il più debole. Diciamo, questa è roughly speaking, questa procedura, però abbiamo costruito un algoritmo basato su un albero pesato che ci permette di determinare, diciamo, di computare tutte le possibili stati segregati dato a una società. Il primo risultato preliminare che abbiamo è che c'è una perfetta relazione tra questa procedura e il core. Quindi una partizione, prendiamo una società competitiva, una partizione nel core se e solo se è un outcome della choice of the Weis procedure, cioè un outcome del nostro algoritmo. Lo stesso, ma al contrario, vale per società egalitarie. Quindi una partizione nel core se e solo se è un outcome se. Scusa, mi sono perso la E. Dove è finita la E? La E era non... Cioè, questo non dipende dalla struttura della E, tutto questo? Diciamo, le E sono le regole iniziali del gioco. Non dipende dalle regole iniziali del gioco, tutto questo. Dipende, però quelle le abbiamo già specificate. Abbiamo detto che ci sono soltanto due regole. Tutti possono muovere, soltanto quando muovono possono disturbare gli altri, e quelli che i residui rimangono insieme. Diciamo, quelle sono come le regole di ingaggio. Ho messo le più... Le dovevo specificare perché, diciamo, altrimenti... A seconda di come cambiano le regole, cambiano gli outcome, ovviamente. Diciamo, queste sono proprio le più basilari, le meno restrittive. E cominciamo a mettere restrizioni. Tra l'altro è molto interessante agire sulla E per determinare gli outcome. C'è tutta una letteratura, tra l'altro sto lavorando, di implementazione in cooperative game theory, che utilizza, cioè invece di utilizzare un meccanismo classico come il normal fun game, utilizza la E come meccanismo per imporre, per indurre gli outcome. Quindi questo è un aspetto particolarmente interessante. Diciamo, il nostro tema principale, ma che mi ha spoilerato praticamente tutti i risultati, è che data un social environment indotto da una società egalitaria o competitiva, il core è sempre in un vuoto, ogni partizione nel core è segregata e il core soddisfa iterated external stability.
Quindi non ci sono cicli. Ogni partizione stabile è segregata. Quindi abbiamo che da ogni partizione che non è segregata c'è una sequenza di collisional deviation che converge a una partizione segregata. Ok? Quindi questa ci fornisce una completa caratterizzazione del core in termini di segregazione e ci dice che se una partizione non è segregata, appunto c'è un better reply dynamics che converge a una partizione segregata. Quindi la segregazione è inevitabile in questo tipo di società, sia per società egalitarie, sia per società competitive. Ovviamente il tipo di segregazione è un po' diverso, sono tutte e due segregate, però... avete visto, in un caso gli individui più produttivi sono tirati fuori, nelle società competitive se ci sono giocatori non produttivi, se ci sono giocatori che non appartengono a collezioni produttive, questi sono tra i più produttivi nella società. Questo è un corollario del nostro risultato, è un'implicazione della procedura con cui tiriamo fuori queste partizioni segregate. La prima proprietà la possiamo chiamare exclusion of the strong. Quindi in competitive societies, quello che ho detto prima, e ripeto, se ci sono giocatori che non sono produttivi, quindi sono cacciati fuori dalle coalizioni produttive, questi sono fra i più produttivi nella società. E questo è abbastanza controintuitivo, perché tutti immaginano una società competitiva in cui i più avvantaggiati sono quelli più produttivi in una società competitiva. Però con queste regole di ingaggio, questa struttura di preferenze, quello che abbiamo è che questi sono i più danneggiati, perché se c'è la possibilità di cacciare qualcuno da una coalizione produttiva, questi sono fra i più produttivi, cacciano i più produttivi nella proprietà. Ma perché, scusa, perché se l'algoritmo che hai specificato consiste nel partire dal più produttivo, dal meno produttivo e fargli scegliere la coalizione che preferisce? È perché... Perché non mettono i più produttivi nella loro coalizione? Allora, nel caso della società competitiva, relative payoff matters. Nella società competitiva noi partiamo dai weak individual, quindi il weak individual non vuole mettere uno dentro di sé, siccome tanto il material payoff dipende soltanto da lui quello che vuole è soltanto costruire una società, una coalizione produttiva, ma preferisce però avere dentro individui che sono contigui a lui in produttività, non vuole mettere un pesce grande, perché sennò il suo relative payoff diminuisce. Ognuno vuole avere anche il relative payoff più alto. In una società egalitaria invece è il contrario, quindi la procedura, noi partiamo da quello più forte, e quello più forte, siccome si distribuisce tutto, non vuole mettere, siccome il relative payoff doesn't apply here, perché è zero, tutti vogliono stare con i più forti, perché così c'è una torta più grande da spartire. Però questo dipende, scusa, crucialmente dal modo in cui ha specificato tau, no? Perché a un certo punto si stabilizza, no? Cioè non c'è più guadagni di produttività oltre un certo... Esattamente, esattamente. Sì, dalla produttività, questo dipende dalla produttività e dalla preferenza, in maniera abbastanza deprimente. Quindi possiamo discutere sulla robustezza del modello. Abbiamo cercato di definire un tau abbastanza generale, che è più generale di altri che ci sono in letteratura, però... Effettivamente poi a un certo punto una forma funzionale ce la devi avere. Ma se il tau fosse sempre crescente, scusa? Se il tau fosse sempre crescente fino a n, tale per cui n è il numero massimo di giocatori, ci avresti probabilmente la gran coalizione. Ci avresti che si forma la gran coalizione. Ma scusa, se io come dire, la mia posizione relativa mi dà un maggiore o minore payoff, qual è il non incentivo a inserire quelli che chiami, weak, cioè quelle che nella coalizione con persone più deboli rispetto a me, meno positive. Perché esatto, nel caso della società egalitaria, in cui gli individui, in realtà il relative payoff è zero qui, perché se lo vedi come l'ho definito prima... No, ma tu immagini in una competitiva in cui mia posizione dipende da quella degli altri, e quindi se c'è tanta gente che sta strettamente peggio o che è meno produttiva, io in qualche modo... Sono d'accordo. Quindi nella società competitiva i più forti vorrebbero fare una coalizione con i più deboli, però ci vuole unanimity. E sono i più deboli che deviano e si mettono fra di loro. Però questo dipende.
Quindi diciamo. Dipende da quanto, da come è distribuito il valore della coalizione, cioè nel senso che magari a un certo punto a me conviene che ci sia uno particolarmente produttivo perché rende la coalizione talmente profittevole che io ho dei Nella, guadagni a prescindere esatto. dalla mia posizione che diventa più bassa. Sì, ti seguo, ma qui, qui stiamo assumendo che con Pay Societies non c'era distribuzione, ognuno si prende il proprio peo, si prende la propria produttività. Quindi l'unico incentivo è costruire coalizioni produttive. Poi chi c'è dentro a me non mi importa, perché tanto io mi prendo soltanto la mia produttività. Quello che poi vado a vedere è che voglio avere un relative pay o più alto, quindi non voglio andare a costruire coalizioni con chi è troppo più produttivo di me, perché preferisco, diciamo, c'è un vantaggio ad avere, a formare gruppi con chi è meno produttivo di me. Tanto io l'importante è che raggiungo un size, perché qui la produttività è definita, cioè l'argomento di questo tau è la cardinalità di esso. Non è la somma delle produttività. Puoi andare indietro sul teorema. Puoi Scusa, puoi ripetere? andare indietro sul teorema. Cioè qua, un attimo. Sì. Cioè, dopo il punto c'è quindi un then, quindi the core is no empty. Manca un den. No, perché noi sappiamo, no, il core, no, no, non c'è un den, diciamo, noi sappiamo che il core è sempre non empty, ce l'abbiamo dimostrato. No, dico sia il gioco Ah, un qui, ambiente den, sociale scusami. indotto da una società egalitaria, Sì, den. scusa, sì, insomma, sì. Quindi non Questa hai. forma non l'ho mai presentato, questo, perché dice qualche typo nelle slides, scusate. Quindi non avete una caratterizzazione del core, cioè avete tutte delle proprietà del core. Beh, cioè abbiamo una caratterizzazione, che intendi per caratterizzazione? Cioè sappiamo che ogni partizione del core è una partizione segregata. Ha No, una caratterizzazione. caratterizzazione intendo una proposizione con un if and only if, sostanzialmente, volgarmente, poi. Cioè, nel senso, tutte delle proprietà che ti individuano Ok, questo è un if and only if, secondo me. univocamente il core, dato il core, questo soddisfa univocamente tutte quelle proprietà. Qui Sì, invece ok, un if and only if abbiamo più. delle caratteristiche, Diciamo, cioè non vuoto e. questa è una condizione 2 if and only if. Penso che anche questa si può scrivere come if and only if, perché non abbiamo tutte. Ah, ok, se il core non esiste, ah, ok, questa qui non si può scrivere così. Diciamo, la caratterizzazione in termini di segregazione è un if and only if, cioè non ci sono partizioni segregate che non sono core. Su questa esterna stability il core deve esistere, insomma, c'è diciamo una proprietà del core. Poi, diciamo, se andiamo più avanti, siamo interessati, diciamo, per una classe di una particolare classe di società in cui non ammettiamo individui con le stesse produttività, cioè abbiamo una caratterizzazione ancora un po' più forte. Allora, definiamo completely heterogeneous society delle società in cui non ci sono due individui con la stessa produttività. Ora, se tau è strict increasing, non weak increasing come prima, allora per società completely heterogeneous and competitive, il core è unico. Questa è una condizione sufficiente per avere unicità. E noi sappiamo perfettamente come è fatto questo core, anche se cioè riusciamo a computarlo. E della coalizione, la grande coalizione? No, Non è la grande no. coalizione. Tutti, diciamo, la procedura è sempre questa, partendo dal basso, formano tutti, sono tutti produttivi. Gli unici non produttivi sono i singleton, se ci sono, dipende dal numero, se row è un numero, è un integer number, se n è un integer number di row, così. E
Abbiamo quindi che tutte le coalizioni partono da basso, hanno tutti massima produttività, no, non eccedono mai la massima produttività. E tutti quelli che sono tra RO e RO per bar sono i più produttivi nella società. Ma Ma comunque. scusa, ma tau strictly increasing non significa che rho upper bar No, strict increasing da 0 a 1. Ok, RO per bar è RN. Ma quello vale anche per weak increasing. Magari abbiamo una funzione che in certi momenti, cioè per più cardinalità, mi prende lo stesso valore di tau. In questo caso no. Sì. Abbiamo una condizione sufficiente un po' più forte, un po' più stringente per società egalitarie. Quindi innanzitutto definiamo una società. Queste sono le ultime due definizioni. Innanzitutto definiamo una coalizione consecutiva. Una coalizione consecutiva se consiste di consecutive number individuals. Se tutti gli individui sono consecutivi. Stiamo lavorando poi su coalizioni complete heterogeneous. E introduciamo questa proprietà che chiamiamo cohesiveness of adjacent groups. Probabilmente diciamo che per ogni coalizione consecutiva, che è un size minore del massimo productivity threshold, allora abbiamo che gli individui non hanno incentivo a tagliare fuori il meno produttivo. Quindi questa, diciamo, implica strict increasing for tau, però è qualcosa di più, Questo perché stiamo lavorando in un contesto di egalitario in cui io non vado a guardare relative payoff, magari a me mi può convenire tenere anche individui più deboli perché ne aumentano la produttività generale perché c'è distribuzione. Però facendo delle assunzioni alla fine sono assunzioni su tau, sulla produttività, possiamo costruire, provare, dimostrare un'altra proposizione che ci dice che per società completamente eterogenea che soddisfano cohesiveness of adjacent groups, che è una forma appunto un po' più forte di strict increasing for tau, allora il core è unico. Diciamo, qui sono delle condizioni di sufficienza, ovviamente in un ambiente di formazione delle coalizioni uno non è che si aspetta che il core sia sempre unico, insomma, non stiamo lavorando in un contesto di non cooperative game theory dove magari l'unicità ne esce particolarmente significativa. In questo caso sì, lo è significativa, però diciamo, in questo contesto uno si aspetta già di partenza che il core o è vuoto oppure è molto grande. Ok, per concludere voglio presentare alcuni risultati, diciamo, se vogliamo dire, lasciatemi passare il termine sul welfare analysis, diciamo, in termini di efficienza, mi interessa capire quali sono le società che performano meglio. E già abbiamo un'intuizione di base, abbiamo visto che nelle società competitive, individui che sono quasi abbastanza sorprendentemente, ma non così sorprendentemente se andiamo a vedere le assunzioni, individui che possono essere esclusi dalle coalizioni produttive sono fra i più produttivi nella società. Al contrario, nelle società egalitarie, individui che possono essere esclusi dalle coalizioni produttive sono i meno produttivi nella società. Quindi questo ci lascia intendere che le società egalitarie potrebbero performare meglio in termini di efficienza, no? Perché includono sempre individui più produttivi. Questo è vero soltanto se lavoriamo per complete heterogeneous societies. Innanzitutto definisco il concetto di material efficiency, perché qui diciamo, iniziamo al concetto di pare. Prego. Scusa, sì, no, ti seguivo, scusa. Introduco il concetto di material efficiency, che qui non possiamo fare analisi paretiana, che okay, insomma stiamo parlando di efficienza in termini di produttività. Diciamo che uno stato, data una società indotta, dato un ambiente sociale indotto da una società, l'efficienza materiale di una partizione è uguale alla somma di tutti i payoff materiali che vengono generati all'interno della società. Quindi, date due partizioni, diciamo che una società X è materialmente più efficiente di Y se la somma di tutti i payoff materiali in X è più grande della somma di tutti i payoff materiali in Y. È una definizione abbastanza intuitiva. E quello che abbiamo è che abbiamo un risultato soltanto per completely heterogeneous societies. Questo non possiamo estenderlo a società in cui due individui hanno la stessa produttività. Abbiamo trovato dei contrasempi, non è possibile
generalizzare la proposizione. Scusa, quindi, ma questo esclude la segregazione, però, no? Completely heterogeneous. Non, no, completely heterogeneous societies è un particolare tipo di società in cui non ci sono due individui con la stessa produttività. La segregazione invece la richiede... segregazione c'è, abbiamo visto che il core sotto alcune condizioni è pure unico. Ed è molto chiara la segregazione qui, perché sono le collezioni sono consecutive, perché sono proprio, per esempio ci sono 10 giocatori, Roe 3, cioè 10, 9, 8 insieme, 7, 6, 5 insieme, sono proprio partizionati e ben ordinati, quindi è una, diciamo, un tipo di, diciamo, che ci offre dei risultati molto chiari. E su questo possiamo dimostrare che ogni core element di un social environment indotto da una società egalitaria è almeno materialmente efficiente quanto ogni core element di un social environment indotto da una società competitiva. Proprio per questo, proprio il fatto che nelle società competitive tendono, se c'è qualche elemento non produttivo, questi sono i più produttivi. Diciamo, questo è risultato abbastanza... diciamo che segue questa assunzione che facciamo è abbastanza controintuitivo, perché appunto tu ti puoi immaginare che una società egalitaria i più avvantaggiati dovrebbero essere più deboli, qui abbiamo il contrario in qualche modo. Quindi concludo, quello che abbiamo dimostrato è che il core esiste, abbiamo formulato una completa caratterizzazione del core in termini di segregazione per due società, sia competitive che egalitarie, abbiamo dimostrato che il core esibisce questa proprietà che si chiama iterated external stability. Quindi per ogni stato segregato esiste una sequenza di better reply che converge al core. Abbiamo formulato delle condizioni sufficienti per l'unicità e per alcuni casi abbiamo mostrato che le società egalitarie performano meglio. Diciamo, questa è l'ultima osservazione che voglio fare. Diciamo, c'è una letteratura molto vasta sulla segregazione, sull'omofilia. Diciamo. Diciamo diversi paper in diversi ambienti, per esempio in Matchy, Normal Phone Game Networks, ti dimostrano che la segregazione diciamo si manifesta nelle società per diverse ragioni, per diverse assunzioni sulle preferenze che si possono fare. Diciamo, in questo paper noi mostriamo che abbiamo omofilia e segregazione rispetto alle particolari combinazioni tra distributional norms e social preferences, cioè a seconda in cui noi imponiamo le preferenze, le norme distributive, possiamo avere segregazione. Spero che diciamo, questa presentazione vi sia piaciuta. Se ci sono altre domande, fanno piacere. Per quanto parli di segregazione, mi vengono in mente, forse non c'entra niente come setting, eccetera, non ho idea perché non conosco quelle che menzioni tu, i lavori di Oscar Woolley. Lui ha scritto tante cose su segregation. No, non li conosco questi lavori, ma che setting sono? Cioè in che ambito? Ah, in setting distributivo, cioè lui si occupa di problemi di distribuzione, quindi anche di problemi, però è soprattutto un giochista, quindi non so se insomma c'è qualcosa a che fare. Oscar Woolley con la I e con la J in fondo. Oscar Woolley. Questa cosa, tu chiami giusto per essere antipatico, no? Tu chiami insomma welfare, cioè a un certo punto vedi, ho letto welfare velocemente. Sì, forse è un po' improprio, diciamo. In realtà tu fai aggregazione di una misura di produttività, cioè la sommatoria, quella M con I, se non sbaglio, sono perso. Le M sono i material payoff, sono quello che loro ricevono, però obiettivamente qui c'è una relazione non uno a uno con la produttività, perché c'è una certa, sono aggregate tramite tau, però sì, diciamo, welfare non è proprio, non è, diciamo, un termine forse proprio. Sì. Infatti io parlo più di material efficiency, diciamo, questa è l'idea. Sì, che... puoi chiamare anche aggregation qualcosa, cioè aggregation qualcosa. Sì, anche società competitive non piace molto alla persona, alcuni preferiscono meritocratiche, altri individualisti, insomma,
chi si occupa magari più di distribuzione, segregazione, forse diciamo sui termini non siamo stati, diciamo, questo tempo siamo tornati a decidere giochi che sono un po' prestati a questo tipo di analisi di segregazione delle società. Forse si vede un po' dalla scelta dei termini, certo. Ma sarebbe, come dire, io non conosco questa letteratura, non ne so niente, però sarebbe interessante, non lo so, ti sto chiedendo senza nemmeno, diciamo così, pensarci troppo, guardare in questo modello dei problemi come dire, free rider, moral hazard, cioè nel senso che io, come dire, se so che mi metto insieme con uno che è particolarmente forte, faccio andare avanti voi, quindi, come dire, fondamentalmente non rivelo il mio tipo, quindi non insomma, cioè la mia produttività non la mostro in pieno perché tanto sfrutto la produttività di qualcun altro, in senso negativo o positivo, a seconda di come preferisci, diciamo così, misurare il tuo ordine, cioè la tua posizione nel ranking. No, questo è sicuramente interessante. Diciamo, questo è un contesto di asymmetric information, informazione asimmetrica, quindi incertezza. Informazione asimmetrica che ha senso parlare di me che manipolo, come dire, la mia informazione, cioè a me conviene mettermi con te perché così ti sfrutto, in positivo e negativo, adesso dipende appunto da dove vuoi collocare questo valore aggiunto della posizione, però fondamentalmente io potrei approfittarmi della situazione, mi metto con uno che è particolarmente produttivo e non faccio niente. No, ma questo è interessante. Tra l'altro, proprio nelle formazioni delle coalizioni, diciamo, spesso gli ambienti sono deterministici. Credo, non so se c'è un problema di trattabilità analitica quando si comincia a lavorare su asymmetric information. Cioè, mi è venuto in mente perché, come dire, il massimo, come dire, quello più noto, non necessariamente su questi problemi di manipolabilità, fondamentalmente è Salvador Barberà. Tu hai citato a un certo punto, lui sicuramente, come ci aveva pensato, in particolare poi con Carmen Bevia, che è una presentessa, e scrivono ancora con insieme, c'è anche Antonio, insomma, che... Sì, anche se quel modello in particolare di Barberà è fully deterministico. No, ma adesso non dico questo, dico in generale il problema di manipolare le proprie informazioni, cioè io, che è una cosa banale quando poi fai delle aggregazioni come le fai tu, in qualche misura, quindi valuti la coalizione. No, questo è interessante, non credo, forse l'ambiente ideale forse non è un setting cooperativo. Per fare questa roba qui. Magari si può ragionare sempre in termini di formazione delle coalizioni, ma un setting. Appunto, penso, forse dovrei vedere dei lavori di Barberà in questo tipo, ma sarei sorpreso se lui lavorasse su. Se utilizzasse un setting. Dire, c'è una manipolabilità, come dire, anche coalizionale. C'è una... Sì, no, certo. Perché, vedete, l'unico concetto di soluzione che incorpora un po' questa idea è quel incentive compatible core, quello sviluppato mi sa da Forge e Minelli, mi sembra. Però analiticamente non sono cose molto trattabili, forse ma lasciate pensare, perché effettivamente è interessante quello che dici, cioè elabori anche modelli un po' più consistenti con realtà, un po' più applicabili forse, perché qui rimaniamo sempre in un ambito di un contributo teorico, diciamo animato da un'idea più applied, però a quel punto, come dire, ti poni il problema di analizzare regole di aggregazione non necessariamente egalitarie o competitive, che se ti poni il problema della manipolabilità, insomma, penso che nessuna delle due
funzioni fino in fondo, ci vogliono certo. dei meccanismi di aggregazione un pochino più ricchi o comunque più precisi. Magari endogeni questa volta, quindi magari sono gli stessi obblighi della coalizione a deciderle. No, no, però insomma, dai un'occhiata a questi lavori di Salvador Barberà. Lui appunto ha lavorato tanto su strategy proofness, strategy proof aggregation rule. Ah, ok, no, perché non la conosco tanto questa letteratura, ma la vedrò. Sì, no, no, dovrebbe essere uno spunto non per questo paper, ma magari per fare un follow up. Secondo lavoro, diciamo un terzo o quarto lavoro, cioè non necessariamente da fare qui dentro, se no poi Certo, no, assolutamente, non si capisce niente, insomma, No, 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 assolutamente. Di fare un follow up, diciamo, sì. Scusate se vi interrompo, no? Io invece faccio una domanda molto più banale. Vorrei rivedere la definizione di segregazione, perché non ho avuto il tempo proprio di acquisirla completamente. Omofilia, dunque l'omofilia è che quelli che sono... Quando una coalizione eccede questo massimo productivity threshold, quindi raggiungono, quindi quando una coalizione si forma che è più grande di quello che sarebbe sufficiente, cioè, loro si sono già specializzati e tau è diventato uguale a 1, loro la fanno ancora più grande, tutti gli individui là dentro hanno la stessa produttività. Quali sono assortative? Diciamo che le coalizioni sono well ordered, non ci sono salti nelle partizioni. Quindi c'è che ci abbiamo, prendi due coalizioni, ci abbiamo il meno produttivo qui e almeno produttivo quanto il più produttivo in quest'altra. Quindi non sono mischiate. E questa, diciamo, cattura un po' l'idea che tutti vogliono andare o quelli con la stessa produttività o con produttività simile. Questa è l'idea di segregazione Ma perché hai bisogno, cioè perché bisogno di rafforzare questa proprietà con l'omofilia? Che ruolo ha? Perché adesso abbiamo già un po' ritroso, prima ho lavorato sul core, ho visto un po' come si comportava questo core e ho visto che, diciamo, io sono indifferente a stare con... cioè abbiamo tutti la stessa produttività, io sono indifferente se ci sta più dentro uno o un altro, perché il relative payoff non è influenzato. Quindi tutti questi sono core stabili. Perciò ho introdotto omofilia, che però è consistente con letteratura. In letteratura si intende proprio questo, omofilia. Persone che si mettono insieme con la stessa produttività. Diciamo, questo è stato un po' bit reverse engineering per avere, diciamo, un concetto di segregazione abbastanza completo e consistente con l'idea di segregazione, consistente con la letteratura, che però potesse essere utilizzato per fornire una piena caratterizzazione del core. Perché nel core, perché ci sono elementi core stabili, in cui, che ne so, massimo productivity threshold è 3, ci sono 4 giocatori tutti uguali che formano una coalizione a 4, quelle perché sono differenti, non esce uno entra, perché hanno lo stesso relative payoff. Questa è la cosa. Però è consistente, diciamo, in letteratura è quello che si intende per omofilia. Scusa, poi chiudiamo perché stiamo andando fuori i tempi. Mi fai rivedere la payoff, la M, come l'ha definita nelle due società? Cioè il prodotto complessivo dipende dalla somma dei lambda moltiplicato per il tau, giusto? Allora, questa per egalitarie, questa qui, tau moltiplicata per la somma, è tutta il surplus, è tutto il surplus che viene generato. E lo dividiamo per i numeri, per quanti sono. Quindi prendiamo il surplus e lo dividiamo per tutti. Quella competitiva, loro si prendono la loro produttività proporzionalmente diciamo, a quanto è produttiva la coalizione. Però diciamo, fondamentalmente queste sono le partizioni segrete, quindi loro si prendono. Quindi il fatto che ci sia... Vabbè, sì. Cioè noi abbiamo fatto anche una prova, un tentativo, un esempio, di lavorare non tau che è increasing, non nella cardinalità di S, ma nella somma delle produttività. Però diciamo, potrebbe anche essere che si prendono una quota o no, il... Ok, va bene. No, perché questa poi è uguale per tutti, quindi non... D'accordo.
Bene, Oppure ci ringrazio. sono altre domande? Ci sono altre domande? No, penso è scomparso. Va bene, allora ti ringraziamo. Grazie per Molto avermi invitato. interessante. Grazie. Grazie. E rimaniamo in contatto. Grazie, grazie dottor Saule. Ciao. Grazie. Buona serata a tutti. Arrivederci, buona continuazione, salve. Ciao.